Venezia, buongiorno e auguri per le feste dell'essenza. Carissimo Luigi, carissimi veneziani, vorrei tanto essere lì con voi, ma la guerra e i continui attacchi che la mia città subisce ogni giorno dell'esercito russo mi impongono di stare qui a difendere i miei cittadini e la nostra amatissima Odessa. Ringrazio di cuore Sua Eccellenza Мельник, l'ambasciatore ucraino in Italia, per essere lì con voi e partecipare a questa celebrazione e rappresentanza della nostra amatissima Odessa, città dei grandi legami storici con l'Italia. È un grande onore per me e per tutti gli odessiti ricevere oggi, in questa storica giornata, per la nostra amatissima Venezia, l'anello d'Ogale. Questa grande occasione è la continuazione della storia delle nostre due città. Siamo due città di mare. Il mare che ha costituito la difesa di Venezia nel periodo delle repubbliche marinare e che oggi continuisce la difesa di Odessa dalla Federazione Russa. Il mare che ha permesso alla Repubblica di Venezia di espandersi nel mondo facendo conoscere la bellezza delle sue arti, dei suoi poeti, dei suoi architetti e della grande abilità nel commercio, toccando i porti di tutto il mondo ed arrivando anche a Odessa alla fine del XVIII secolo, quando i mercanti di Venezia giunsero da noi portando con sé tutto il bello della vostra città. E proprio dalla fine del XVIII secolo sono iniziati rapporti diplomatici tra Odessa e Venezia. Rapporti che oggi, grazie a te, carissimo Luigi, noi rinsaldiamo e fortifichiamo. Con oggi le nostre due città iniziano le procedure per il gemellaggio, per continuare insieme, per mare, per cielo e per terra, a portare un solo messaggio. La pace, quella pace che tutti noi in Ucraina desideriamo e otterremo con la vittoria. Viva Venezia, viva Odessa, slava Україні!